Visto che oggi è il 15 agosto, non è che sia molto religiosa, ma le feste mi piacciono tutte, ho deciso di chiamare questo punto le ali della Madonna, perché mi ricordano le maniche della Madonna che cadono a mo' di ali mentre alza le braccia al cielo durante l'Assunzione. Si può vedere in diversi quadri. Il punto si sviluppa su 26 maglie e 12 ferri, però non c'è da spaventarsi perché è molto logico e le 26 maglie sono simmetriche, quindi lo stesso motivo si ripete a specchio. Quindi abbiamo un numero di maglie multiplo di 26 più una maglia per la simmetria più due maglie di divagno. Questa maglia rovescia farà da separatrice tra i vari motivi, perciò qua ne abbiamo una. E l'ultima che abbiamo avviato per simmetria separerà questo motivo dall'eventuale motivo successivo. Quindi, fatta la maglia rovescia del solco di separazione, facciamo 8 maglie diritte, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Una cavallata doppia con l'inclinazione a destra. Io adesso ho cambiato la posizione delle maglie perché ho le maglie Eastern, che ha le maglie classiche, non ha bisogno di farlo. Quindi dicevo una cavallata doppia, un gettato, un diritto, un gettato. Con questo siamo arrivati al centro del motivo. Il centro del motivo è fatto da una maglia rovescia. Infatti, il motivo in sé è composto da 25 maglie, 12, 1, 12, in più la maglia rovescia del solco di separazione. Da questo lato ripetiamo tutto allo specchio, quindi un gettato, un diritto, un gettato, una cavallata doppia. E 8 diritti, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. E qua facciamo un altro rovescio separatore. La maglia di divagno. Sul rovescio del lavoro ogni volta lavoriamo le maglie come si presentano, tranne che all'ultimo ferro se decidiamo di fare le variazioni. E comunque in pratica è tutto a rovescio, tranne quelle maglie che erano rovesce sul diritto del lavoro, e cioè il solco centrale e i solchi di separazione. Quindi, mentre sul diritto del lavoro quelle maglie si mantengono sempre come rovesce, sul rovescio del lavoro andranno lavorate sempre a diritto. Cominciamo ad aprire le ali, e cioè spostiamo la diminuzione, cioè la cavallata doppia, con il suo gettato verso destra di due passi. Quindi, lavorata la maglia del solco, facciamo 1, 2, 3, 4, 5, 6. Quindi non più 8 ma 6 maglie diritte e di nuovo la cavallata doppia. Possiamo controllare anche in questo modo. L'ultima delle tre maglie che formano la cavallata doppia deve capitare sopra la X a cavallata doppia. Quindi da questa parte la facciamo con l'inclinazione a destra. Il gettato, un diritto, un altro diritto e un gettato. I gettati capitano sempre al di fuori di quelli precedenti, quindi a destra capiteranno sulla destra di quelli precedenti, nella parte sinistra sulla sinistra. Quindi il gettato si sposta
e si inserisce tra il gettato e il solco centrale una maglia diritta. Il solco centrale, come prima, a rovescio. Dopodiché, di nuovo una maglia diritta sopra il vecchio gettato, un nuovo gettato, uno, due, un altro gettato sulla sinistra del vecchio, una cavallata doppia con l'inclinazione a sinistra e sei maglie diritte per arrivare alla fine, più la maglia del solco di separazione. Spostando le diminuzioni e i gettati verso fuori, il disegno comincia ad aprirsi. Al quinto ferro continuiamo ad aprirlo. Al ritorno, lavorando con i rovesci, ho fatto i rovesci classici per far vedere come ci si comporta con la cavallata doppia. E mentre al primo ferro abbiamo fatto 8 maglie diritte, al terzo 6, adesso ne facciamo 4. E la cavallata doppia. Chi ha le maglie classiche, chi lavora con le maglie classiche, deve lavorare semplicemente due insieme a diritto, come è abituato, rimettere la maglia sul ferro e accavallare la terza maglia sopra questa maglia. Quindi fatta la diminuzione, un gettato sulla destra, cioè fuori del vecchio gettato, 1, 2, 3 diritti, un altro gettato sulla destra di quello precedente, 1, 2 diritti, arriviamo alla costicina centrale che lavoriamo a rovescio. E anche qua a specchio, 1, 2 diritti sulla sinistra del vecchio gettato, un nuovo gettato, 1, 2, 3 diritti, un nuovo gettato e una cavallata doppia anche qui con l'inclinazione a sinistra. Questa è una cavallata doppia che tutti sanno fare. Per arrivare alla fine del motivo, 4 diritti e il rovescio separatore in fondo. Sono tornata alle mie preferite maglie Eastern e al settimo ferro continuiamo ad aprire le ali. Quindi, fatta la maglia rovescia del solco, facciamo non più 4 ma solo 2 maglie diritte, la cavallata doppia con l'inclinazione a destra, un gettato, 1, 2, 3, 4 diritti, vediamo che la distanza tra i due gettati aumenta, un nuovo gettato sulla destra del vecchio, 1, 2, 3 e anche la distanza tra il centro e questo gettato aumenta, il rovescio del solco è anche qua 1, 2, 3 diritti, un gettato, 1, 2, 3, 4 diritti, un gettato, una cavallata doppia, non tripla, le triple e facciamo qualche altra volta e per finire 2 diritti e il solco di separazione. Come facile indovinare, al nono ferro abbiamo mangiato tutte le maglie a lato e quindi iniziamo subito con la cavallata doppia con l'inclinazione a destra. Seguite da un gettato, 1, 2, 3, 4, 5 diritti, un gettato, 1, 2, 3, 4 diritti, il solchetto centrale
e allo specchio. 1, 2, 3, 4 diritti, un gettato, 1, 2, 3, 4, 5 diritti, un gettato, una cavallata doppia e il solchetto separatore a rovescio. L'ala è quasi pronta. All'undicesimo ferro, la cosa più facile è lavorare tutte le maglie come si presentano, cioè diritti a diritto e rovescio a rovescio. In questo caso, anche al ritorno al dodicesimo ferro, potremo dire che le maglie si lavorano come si presentano, perché le cose cambiano se facciamo le variazioni sul tema. In quel caso, all'undicesimo ferro all'andata lavoreremo diversamente, ma quando torniamo dobbiamo comunque lavorare tutto a rovescio tranne i solchi centrali e quelli di separazione. Quindi anche se troveremo qua in mezzo dei rovesci, dei diritti, dei gettati, eccetera, dobbiamo lavorare tutto il corpo dell'ala, diciamo, a rovescio. E i solchi di separazione come quelli centrali a diritto. Le variazioni sul tema possono essere queste. Mentre qui, lavorando all'undicesimo ferro, le maglie come si presentano, abbiamo un'ala aperta che finisce qui e dopo sopra di lei partirà una nuova. Possiamo all'undicesimo ferro fare un abbellimento lavorando questa parte qui, cioè questa parte qui, a grana di riso, cioè un diritto un rovescio. Però, come dicevo, torneremo anche in questo punto sempre a rovescio. Altrimenti possiamo rifinire la parte superiore dell'ala con dei gettati, lavorando due maglie insieme, un gettato, due maglie insieme, un gettato. Anche questo ha un suo perché. Anche se in questo modo assomigliano più ad ali di farfalla.